Considero Gabriele Muccino il regista più vicino alla mia cultura della sua generazione. I suoi film sono sempre stati, più che italiani, dei film moderni, dei film intelligenti, dei film che hanno colpito sempre delle problematiche, dei temi, che fino a quel momento, se anche la nostra cinema li aveva trattati attraverso lo schermo dell'ideologia, della problematica personale, del fatto che comunque si doveva, più che raccontare, insegnare qualcosa. Muccino ha rivoluzionato questo mondo, ha fatto dei film generazionali, dei film moderni. Il suo Ricordati di me è il film che meglio di ogni altro racconta l'Italia berlusconiana, l'Italia dei berlusconini e degli anti-berlusconini, l'Italia dove la forma, per 25 anni, ha prevalso sulla sostanza, distruggendola. E negli occhi tristi e perdenti di Bentivoglio che legge un romanzo che mai verrà pubblicato, o nell'affetto timido ed esaustivo di una Monica Bellucci, bella e brava come non mai, che guarda il sogno del suo passato, o nelle nevrosi di una Morante che rappresenta quella sinistra triste e perdente che è stata la sinistra italiana negli ultimi 30 anni, o nella fascinazione che Nicoletta Romanoff trova nell'andare in una trasmissione televisiva del mondo Mediaset, c'è veramente raccontata quell'Italia che noi abbiamo voluto ignorare e dimenticare e che Muccino ricorderà a noi stessi, ai nostri figli, ai nostri nipoti per sempre. Ma Muccino è anche l'uomo che è riuscito ad andare in America per fare il suo cinema, sposando l'intelligenza del cinema americano, la capacità delle sceneggiature e dei produttori americani, la forza dei loro attori, per fare dei film che non solo hanno conquistato l'Italia, ma hanno conquistato l'America stessa. Ed è con lo stesso entusiasmo e con la stessa buona volontà con cui tu vai a vedere una partita della tua squadra di calcio, in cui pensi e speri sempre che giocherà un ottimo football e che vincerà, che sono andato a vedere Padri e figli, l'ultimo film, con un cast d'eccezione, da Russell Crowe a Jane Fonda. Sono uscito con la stessa identica, drammatica delusione che può provare un tifoso della Fiorentina che vede la propria squadra sconfitta dalla Juventus 3-0. Il film non c'è, non esiste. Ci sono solo dei momenti, rarissimi, in cui si ricorda chi era Gabriele Muccino. Ma questa attenzione non per colpa della sua regia, non per colpa dei suoi attori, che ancora una volta lui riesce a dirigere come pochi sanno fare, ma perché incredibilmente la sceneggiatura non c'è. Una sceneggiatura con delle assenze totali di spiegazioni o, cosa ancora peggiore, con il fatto che siamo di fronte a qualcosa che è scontato, telefonato, dove sempre comunque sai quello che sta per succedere. Io chiederei a Gabriele Muccino di rimanere in America, di continuare a fare il suo cinema in Italia, in America, in Europa, dove lui vuole, ma per carità, che non accetti di girare dei film in cui forse dalla prima scena si capisce quale può essere l'ultima.